si insinua che tu non ti accorgi di averla, e quando ti fanno la diagnosi non credi ai propri occhi, pensi che sia tutto un incubo, e invece lei va. La SLA blocca il corpo ma non l'anima. Dal giorno della diagnosi ogni momento è una conquista. Ci vuole tempo e spirito combattivo, come quello della signora Pina Manta, 63 anni. Posso ancora ringraziare il cielo e di parlare? Ho una buona memoria, un bel cervellino ce l'ho ancora. Ah, sì, e posso ancora mangiare. Tutte le altre cose io faccio, ogni movimento lo faccio attraverso la badante. Che cosa manca nell'assistenza? L'anno scorso, improvvisamente, da un giorno all'altro, l'ASL ha ridotto di molto il contributo che mi permetteva di avere anche una vita abbastanza non spensierata, però potevo pagare, ecco. E la cosa importante, perché le badanti costano. Quasi sempre l'aiuto, anche solo un'assistenza psicologica o un pulmino per gli spostamenti, arriva dalle associazioni. Grazie anche all'ASLA. Io posso, insomma, non mi sento sola. Sarà difficile per me, chiamiamolo miracolo, però almeno il sapere che se ne parla, che qualcuno ci lavora dietro, che non sei solo, per me, insomma, è importante per me, come penso anche per gli altri.